Lorenzo, ben arrivato. Ciao. Un po' in ritardo, ti perdono soltanto perché agli europei hai fatto paura. Hai trovato qualche ostacolo oggi? Sì, ne ho trovati un po' a Roma. Bisogna sapersi muovere. Europei, hai fatto paura. Ma te lo sentivi? Io ero pronto, sono arrivato lì, volevo divertirmi e spaccare. Guarda, hai detto una cosa bellissima, volevo spaccare, me lo sentivo. Perché spesso, se parliamo di nuotatori, siamo un po' più prudenti. Se gli chiedi come stanno, non c'è male. Muscolarmente come sei, in forma? Poi vediamo, tendono a rimandare. Invece nell'atletica leggera si cerca un pochettino quella euforia che se ti fanno la domanda come stai, te la sento, spacco tutto. Sì, sì, è vero, dipende dagli atleti, io sono molto così, mi piace sapermi dire, fare, sì sì, lo faccio, sono pronto. Lo faccio. Però ci sono alcuni che sono dei nuotatori mancati, secondo vabbè, me. Vabbè, mandaceli, che con quelle partenze, con quei tuffi, facciamo 50 e li facciamo di sicuro. Quasi quasi qualcuno te lo manda. Vabbè, se vuoi provare anche tu, sono pronto. Però adesso devi decidere un esercizio che possiamo fare tutti. Le basi, i vostri ostacoli quanto sono alti? 1,06 m. No, qualcosa di più basso. Più basso, più un basso. Esercizio Carà. Base che posso fare io, che possono fare gli altri. Ci pensi? Ok, ci penso, forse qualcosina in mente. Dai, andiamo. Lorenzo, io sono pronto, ma non è che sono pronto soltanto, sono proprio pronto. Lorenzo Simonelli, lane 4, catch your mark. Per adesso torniamo alle basi. Ci ho pensato. Vai. L'esercizio è questo qui. Vai. Guarda, è molto semplice. È un esercizio che serve per velocizzare il passaggio sull'ostacolo della prima gamba. Penso a una persona che tipo sta al mare, c'è un pattino davanti, fa così. Oh! Esatto, più o meno così. Però con questo qui sei più veloce a farlo. Ok, prova a rifarmelo vedere. Lo faccio piano. Ok. Un piede avanti, il piede che spinge, salta e fa una rotazione. Ah, ok. Esatto. Prova anche a distenderla di più. Una specie di E.T. Tipo, esatto, a scalciarla quasi. Ridi. Poi devi fare tipo 10 di fila. Stavo chiedendo questo. Una volta che magari uno può iniziare anche delle basi, tipo appoggio, spinta, salto, appoggio, spinto, salto, po', bravo, ok? Sì, esatto. Oh. Ci siamo. Guarda. Posso cambiare gambe eventualmente? Se vuoi. Vabbè, comunque si sente la caviglia, grande controllo del gluteo. Già mi immagino la spiaggia piena di genitori, mamme, papà che cercano di saltare. Provano a fare queste, magari anche tra, non lo so, gli ombrelloni. Il pedalò. Saltano i bambini stessi possono provarci. Quindi diciamolo. You can do it.